morto un cristiano, è morto. Il paradosso è che Abdi El Salam il sospirato posto di lavoro alla GLS di Piacenza lo aveva, ma l'operaio 53enne si era ugualmente unito al picchetto organizzato dai colleghi contro la precarietà e per il rispetto degli accordi sindacali, pagando la sua lealtà con la morte. La rabbia per questo drammatico episodio ha raggiunto anche l'area urbana cosentina. Conferenza stampa ieri pomeriggio alla provincia di Cosenza, convocata dal consigliere Graziano Di Natale, che, accompagnato dall'avvocato Enrico Morcavallo, ha illustrato tecnicamente la sentenza del Tribunale amministrativo che annulla le elezioni per il Consiglio provinciale, indette da Mario Occhiuto per il 23 ottobre prossimo. Di Natale ha tenuto a precisare che la nota con cui Occhiuto avrebbe indetto le elezioni è un atto senza alcuna valenza giuridica perché proveniente da soggetto che non ha requisiti per farlo. Le cattive notizie per la Calabria stavolta arrivano da Bruxelles riguardano il lavoro, o meglio l'assenza di occupazione. La debacle della nostra regione si può sintetizzare in una sola cifra, 34,6 punti, e il divario oceanico registrato tra Bolzano al 76,6%, prima in classifica per occupazione, e la Calabria ferma a soli 42 punti. La cattedrale di Maria Santissima Assunta e San Nicola di Mileto sarà elevata a basilica minore. La proclamazione avverrà domani, domenica 18 settembre, durante una solenne celebrazione presenziata dal cardinale Robert Sara, prefetto della Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti. Ad annunciare l'avvenuta elevazione a basilica minore è stato il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, durante una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo San Paolo. Inaugurata anche quest'anno Calabria Sposi, il più importante evento fieristico organizzato da Oceania Fiere, giunto alla terza edizione, una fiera dedicata alle giovani coppie in procinto di sposarsi, oltre 200 le aziende del settore che espongono i loro prodotti.